Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi fratelli, vorrei commentare in questa breve riflessione la preghiera, la supplica che gli Apostoli rivolgono al nostro Redentore e Salvatore Gesù Cristo. Questa supplica è così bella, così importante, che dice che suona: accresci in noi la fede, cioè Signore, aumenta la nostra fede. Ecco, cosa vuol dire che la fede può aumentare? Allora sgombriamo prima il campo da alcuni equivoci. Allora, aumentare la fede aumentata, non significa credere qualche cosa di più di quanto Gesù, Dio stesso, verità infallibile, ci ha rivelato e la Chiesa si propone a credere. Cioè, il deposito, l'oggetto della nostra fede è sempre lo stesso. Non si può né aumentare né diminuire. Oggi c'è, purtroppo, c'è una parola che rasenta la bestemmia, che è secondo me, a modo mio, io credo a modo mio. Io sono d'accordo, sono cattolico, però certe cose non le credo. Allora, importante è il deposito della fede, quello che la Chiesa si propone a credere, non va cambiato nella sua sostanza. Nella nuova sostanza. E vedete, se uno credesse qualche cosa di più, qualche cosa di meno rispetto alla fede, peccherebbe contro tutta la fede. Vi voglio fare un esempio. Immaginiamo che voi mi chiedeste che cosa ho fatto questa mattina. Allora ho detto: mi sono alzato, mi sono fatto la barba, ho detto le preghiere, poi ho preparato il camice, l'ho messo nella borsa per venire a dire la messa, sono andato qui, eccetera. A un certo punto voi mi diceste: caro Don Alfredo, noi crediamo a tutto quello che hai detto, però che tu ti sei fatto la barba dalle 9 alle 9 e 5 oppure dalle 8 alle 8 e 5, questo non ci crediamo. Vedete, anche se è una cosa minuscola, minuta, però facendo questo cosa fate? Mi date del bugiardo. Perché in qualche maniera, vedete, sia se non credete a tutto, sia che non credete a poco, vedete, non credereste a me. Allora, vedete, quando noi crediamo qualche cosa di meno o anche qualche cosa di più rispetto a quello che la Chiesa si propone a credere, noi diamo del bugiardo, e io mi perdoni se oso ripetere, fare questo esempio, daremo del bugiardo a Gesù Cristo stesso e alla Chiesa stessa. Quindi bestemmieremo contro lo Spirito Santo, che non assiste adeguatamente alla Chiesa nel proporre le cose da credere. Vedete. Inoltre, vedete cosa succede? Che la fede viene snaturata nella sua essenza. Perché la fede è innanzitutto un dono dall'alto, cioè una cosa che viene da Dio. Cioè, che viene da Dio quanto al contenuto che viene rivelato, quanto alla mozione della volontà, è perché per dire sì, io credo, abbiamo bisogno della grazia, che la grazia che muove la nostra volontà per dire sì, ci credo. Quindi ogni dono perfetto, come dice San Giacomo, viene dall'alto. Allora, se io accetto tutto senza scegliere e accetto integralmente tutto il deposito della fede, senza aumentare e senza calare, lascio integra la natura di dono. Se invece io dico però a questo non ci credo, cosa vuol dire? Vuol dire che se in quel dono decido io le cose da credere. Allora, la fede non è più un dono, ma è una mia scelta. E una fede che diventa da dono soprannaturale, eminentemente soprannaturale, il giusto vivere della fede, è quel dono importantissimo, vedete, diventa una cosa terrena, una cosa di questo mondo, una teoria, un pensiero, fratelli carissimi. Ecco, quindi allora vedete che, giustamente, vedete, San Tommaso cosa dice? Dice che chi diciamo non, ecco, da parte mia, se quel bambino vuole rimanere non c'è nessun problema, che fa il suo mestiere di bambino, ecco, quindi sono un po' gli adulti che chiacchierano, quelli sì, però quindi per me stia pure, fate decidere lei, liberamente, ecco, benissimo, ecco. Allora, dunque, allora vi dicevo, è che chi
pecca contro una sola verità di fede, pecca contro tutta la fede, figlioli. Allora, infatti, vedete, le proposizioni del credo si chiamano articoli. Perché in che senso articoli? Perché sono come le articolazioni che si articolano tra di loro. Allora, cambiare un solo articolo vuol dire disarticolare la fede, come se noi slogassimo al nostro Signore Gesù Cristo una spalla, un braccio, e infatti dice il Salmo, sono slogate tutte le mie ossa. E si potrebbe dire che in senso spirituale sono slogate le ossa di Cristo quando si slogano gli articoli della nostra fede. Allora a questo punto, se aumentare la fede è aumentare la fede, non è aumentarla o diminuirla nelle cose da credere, che cosa si intende? Allora praticamente è un duplice aumento. Uno, una comprensione maggiore delle verità stesse. Secondo, un'adesione, una devozione, una sottomissione dell'anima, della nostra volontà a queste verità. Cioè queste verità si possono più o meno amare, più o meno credere convintamente, con convinzione, più decidere di combattere, di difenderle di fronte alle avversità. Vedete, quindi una disposizione nostra, una disposizione interiore. Secondo, vedete, l'oggetto della fede può essere più o meno compreso. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che l'oggetto della fede è sempre lo stesso. E attenzione, un oggetto della fede ci vuole, è importantissimo. Cioè non si può credere basta, ma io credo, cioè come sentimento, come disposizione, io credo a modo mio. Cioè non è la fede un'emozione, è un sentimento, un qualche cosa che uno si sente. No. È un atto dell'intelligenza che è mossa dalla volontà, che dipende dalla volontà, e ha sempre un oggetto, cioè ci vuole qualche cosa che bisogna credere. Allora, vedete, il bambino che viene battezzato, che ha già la fede infusa, che cosa ha? Ha già tutta la fede, fratelli carissimi. Però questa fede non è ancora esplicita, Sapete che San Paolo nella lettera agli ebrei, al capitolo 11, dice che la fede è sostanza di cose sperate e argomento di cose non evidenti. Ebrei 11:1, se non vado errato. Questa sostanza di cose sperate, questa sostanza, cosa si intende? Si intende anche un seme, un seme di qualche cosa che si deve sviluppare. Allora vedete, quando uno crede, adesso c'è una bella frase del Vangelo di San Giovanni, di San Giovanni, che dice: il Consolatore, lo Spirito che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Quindi quando noi facciamo il catechismo a un bambino e gli diciamo chi è Dio, chi è Gesù Cristo, Gesù è la seconda persona della Santissima Trinità che ha assunto un corpo e un'anima umana nel seno purissimo della Beata Vergine Maria, noi gli facciamo ricordare in qualche maniera qualche cosa che ha già dentro. Quindi è una esplicitazione, è un seme che cresce. Allora la fede, diciamo, può aumentare conoscendo intensivamente e più esplicitamente queste verità di fede, cogliendo il nesso dei misteri tra di loro, vedendo come questi misteri che oltrepassano la nostra ragione non sono contro la nostra ragione, ma sono plausibili, sono credibili, sia per i miracoli, per i vari motivi di credibilità, ma anche per una meravigliosa armonia, per un nesso dei misteri tra di loro. Allora vedete questo processo, vedete, questo processo termina e un continuo con la visione beatifica, fratelli carissimi. Cioè, quando saremo in paradiso, in paradiso, cosa succederà? Non vedremo delle cose nuove, delle cose diverse. Vedremo certamente un mare di luce, immaginiamo un grande fuoco di amore dello Spirito Santo, però la nostra fede è questa fiammella, però è sempre lo stesso fuoco, non è un qualche cosa di diverso, è un qualche cosa in cui non saranno altre cose. In qualche maniera, vedete, la fede è come la grazia è il seme della gloria, così la fede è l'inizio della visione beatifica. Perché lo Spirito Santo ci guiderà alla verità tutta intera. Dice sempre Gesù,
Vangelo di San Giovanni 16:13 vi annunzierà le cose future, cioè non solo ci dice che andremo in paradiso, e quindi ci fa concepire la speranza e ci dà l'oggetto del nostro amore e permette la carità, però la fede ci dice, ci, in qualche maniera è l'inizio, è già un qualche cosa che è nel futuro, è nel presente e nel futuro. In questo c'è una conoscenza certa, sebbene non evidente, e con la visione beatifica sarà certissima ed evidentissima. Ed evidentissima, Allora vedete, quando dice lo Spirito Santo vi guiderà alla verità tutta intera e vi annunzierà le cose future, indica questa frase l'aspetto dinamico dello Spirito Santo, che facendoci concepire naturalmente con il nostro senso la fede già in questa vita, ci annuncia già quelle cose che saranno perfettamente evidenti nella beatitudine. Quindi vedete, è un processo questa fede. Allora quando si diciamo Signore accresci la nostra fede, si intende anche Signore facci correre in questo cammino verso il paradiso, verso il cielo, verso le nozze, ecco, quando la sposa è pronta, sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta, ecco, è un cammino verso quel momento. Facci correre, aumenta la nostra fede, Signore, facci correre verso questo momento. Quindi allora vedete, allora il Signore aumenta la nostra fede, non si cambia il deposito rivelato, però si conosce, diciamo, più chiaramente, più intensivamente. Allora, attenzione, adesso voglio dire una cosa molto importante. Allora, mettiamo una povera vecchietta oppure un bambino appena battezzato con la fede infusa e un grande teologo, prendiamo San Tommaso d'Aquino, che c'è una bella differenza tra quello che sa un bambino, una povera vecchietta, che però rispetto a oggi, diciamo, buon Gesù, le vecchiette, mamma mia, ci salvano con i rosari che dicono, sostengono il mondo, e anche noi sacerdoti. Però San Tommaso ne sapeva di più, per esempio della mia povera nonna, sicuramente. Sicuramente. Però quando andremo in paradiso, la differenza che c'è tra San Tommaso e una povera vecchietta, tra San Tommaso e un bambino appena battezzato, e la differenza che c'è tra la beatitudine e San Tommaso sarà qualcosa di incomparabile, cioè un salto incredibile. Cioè quello che noi sappiamo, quello che noi crediamo, benché grandioso, pensiamo, cioè è un qualcosa di grandioso sapere che Dio c'è e che il Verbo si è incarnato e ci ha aperto il paradiso e che ci ha redento e che possiamo andare in cielo, è una cosa grandiosa. Però questa cosa grandiosa è un briciolino rispetto alla visione futura, fratelli carissimi, verissimo, importantissimo. C'è quasi un paradosso nel quale noi dobbiamo oscillare contro una fede totalmente sentimentale, fideistica, diciamo non sappiamo niente, oppure la fede è solo un'esperienza. Dobbiamo ribadire che c'è la fede, una vera conoscenza. Però rispetto al razionalismo, che pretende di ricondurre la religione, la fede nei limiti della pura ragione, delle scienze umane, di considerare per esempio la Sacra Scrittura ugualmente come fosse un libro, noi dobbiamo dire che quello che ci aspetta è un qualche cosa di straordinariamente maggiore. Sapete che San Tommaso ha concluso perché ha lasciato incompiuta la Summa Teologica, non solo perché è morto, ma perché il 6 dicembre del 1273, festa di San Nicola, e durante la messa ha avuto una visione mistica che è durata parecchio tempo. E lui, dopo questa visione, lui ha detto tutto quello che ho scritto è paglia, e non ha voluto più scrivere niente. Io prego solo di morire presto, Ecco, fratelli carissimi. Quindi il Signore aumenta la nostra fede e vedete, facci correre verso quella conoscenza che San Tommaso desiderava una volta che ha avuto questa visione, che sapete che questi carismi servono a noi, sono serviti senz'altro a San Tommaso, ma anche a noi, per farci capire un pochino come stanno le cose in attesa del paradiso. Quindi allora vedete, ecco, allora un Signore aumenta la nostra fede, aumenta la nostra conoscenza intensiva, sapendo che non è niente, ma è importantissimo.
importantissima, perché non possiamo avere una fede che non sia una vera conoscenza pienamente umana, e poi è necessario i teologi che devono confutare gli errori, perché vedete, purtroppo, capite, nel senso, ecco, purtroppo, perché sarebbe bello già in questa vita fare come il paradiso, contemplare il credo, che bello, et incarnato sete Spirito Santo, dominum edificante, in Spirito Santo, che bello, invece no, perché in questa vita col peccato originale c'è la stirpe del serpente che fa guerra alla stirpe della donna, e allora ci sono persecuzioni esterne e anche persecuzioni morali, dottrinali. La transustanziazione, io mi perdono se oso ripetere queste cose, ormai non si usa più Aristotele, non bisogna togliere questi termini, allora la Madonna deve essere come la vicina di casa, Dio mi perdoni, allora bisogna, allora, e qui vedete quello che ancora il cardinale Ratzinger, quando parla, ha scritto un documento, la vocazione ecclesiale del teologo, in questa vita la fede deve essere anche argomentativa, perché vedete, c'è lo splendore della verità e poi ci sono le erbacce tutte attorno. Allora l'apologetica e il lavoro del teologo è un servizio che costa sangue, che costa notti di studio, fatica, per falciare attorno al bel fiore, per falciare tutte le erbacce e rendere luminoso la verità è in tutto il suo splendore, Ecco. Però vedete, la fede può ancora aumentare, non solo appunto a come è esplicitata, ma anche quanto alla devozione nostra, alla devozione del credente. Cioè una verità può essere amata di più o di meno, può essere creduta con più fiducia. Allora vedete, fratelli carissimi, la fede ci permette, è una buona fede, aumenta quando ci fidiamo di più di Gesù. Gesù, Signore, da chi andremo? Vedete, quando a Cafarnao, a un certo punto Gesù dice: chi non mangia la mia carne e beve il mio sangue, e questa è la vita eterna. Dice: ma come può costui darci la sua carne da mangiare? Vedete, oggi sono le obiezioni anche di oggi, ma com'è possibile che Gesù sia presente in un frammentino, così importa usare il piattello, così importa, com'è possibile, via, pure tutta nella Sacra Scrittura, Dio mi perdoni se oso ripetere queste cose, ci sono tutti i miti, non è solo, cioè, Gesù non ha liberato gli indemoniati, erano epilessia, a quel tempo non si conosceva, vedete, ahimè, Dio mi perdoni se oso ripetere queste cose. Oppure immorale, come è possibile oggi due giovani che vivono castamente, due sposi che rispettano, che santificano il matrimonio, oggi dobbiamo fare una santità possibile, Dio mi perdoni se devo ripetere queste cose. E allora vedete perché questi errori contro la fede, dove nascono? Da una mancanza di fiducia nella parola di Gesù Cristo, in questa incapacità di dire: Signore, da chi andremo? Questo discorso è duro. No, non è duro, perché il mio giogo è leggero, il mio carico è soave anche intellettualmente, e non solo perché abbiamo la grazia di sopportare malattie, povertà, croci fisiche, ma anche croci intellettuali, cioè quando tutto il mondo considera follia la nostra santa verità, noi ripetiamo con San Paolo: noi stolti per Cristo. Ecco, fratelli, quando noi obbediamo alla stoltezza della predicazione, cosa vuol dire stoltezza della predicazione? Quando tutto il mondo ci fa il coro: scemo, scemo, capite, fratelli carissimi? Questa è, allora lì, vedete, aumenta la nostra fede, cioè: Signore, dacci la capacità in questo pressing avversario, in questa, come diceva Leone XIII nella preghiera a San Giuseppe, nella peste di errori, di vizi che ammorba il mondo, di non lasciarci toccare, da questa peste di errore, di non lasciarsi contagiare, aumenta la nostra fede. Signore, fa sì che noi, le nostre disposizioni soggettive nei confronti della tua parola, aumentino sempre, che aumenti la nostra fiducia, e la nostra longanimità anche, cioè sapere aspettare. Questo è un frutto dello Spirito, la longanimità. Come dice la prima lettura, il santo profeta Abacuc dice: ecco, se tarda aspettalo. Il profeta
dice: Signore, ma fino a quando siamo presi come i pesci nel giacchio, infilati uno con la bocca, con la coda dentro l'altra, il nemico? Ecco, è questa situazione. Oggi c'è anche, purtroppo, anche attraverso uomini di chiesa, errori. Ecco, pensiamo al sinodo tedesco, pensiamo al rituale diabolico della conferenza episcopale fiamminga per le benedizioni, blasfema delle coppie omosessuali. Pensiamo al vescovo di Terni che è andato all'inaugurazione della casa massonica, e potrei fare soltanto, cioè, e solo sono alcuni esempi, Settarda, Signore, vieni, Maranatha, il Signore è venuto, Maranatha, Signore, vieni, vieni, Settarda, aspettalo, perché la fede, oltre che farci fidare di Gesù Cristo, la fede è quello che ci permette in questa situazione di fare le cose ordinarie, per amore, di come faceva Santa Bertilla, ecco, quando, specialmente nel periodo in cui era stata declassata da infermiera di nuovo a suora di fatica, mi pare, se non vado errato, nell'ospedale della Lombardia, quando è stata trasferita da Treviso per la guerra, che sia la superiore che i medici la consideravano una poco di buona. Ecco, allora se tarda aspettalo. Infatti poi Santa Bertilla è stata reintegrata quando è tornata a Treviso, e poi la prende il Signore e dice: ecco, adesso sei pronta, e adesso è il momento, vedi, sono arrivato. Lei l'ha aspettato, lo sposo, se tarda aspettalo. Anche noi fare diciamo le nostre cose ordinarie bene, e chi ce lo fa fare? Ce lo fa fare questa proprio la fede informata dalla carità. L'amore di Cristo ci spinge, perché la fede ha la forma della carità, perché la fede di per sé ha come oggetto il vero, però questo vero è anche il bene, e quindi il vero è da conoscere, e questo lo conosce la fede, però anche il vero è da amare, e anche la bontà è anche il bene, quindi diciamo la carità, la fede non può avere altro che forma, non può avere altro che la forma della carità, la fede informata dalla carità, fratelli carissimi. E allora la nostra carità è la virtù che non ha il giusto mezzo, ma può crescere all'infinito. Bene, allora ci raccomandiamo alla Madonna Santa, che ha avuto la più grande fede di tutta la storia della salvezza, perché Gesù, che ne dicano alcuni teologi, non aveva la fede perché aveva la visione beatifica. Quindi la più grande fede, la massima fede, è stata nel cuore immacolato di Maria, dove non è entrato il serpente dell'eresia, il serpente dell'errore. E anche la Madonna ha saputo aspettare, pazientare il Sabato Santo sotto la croce, e che la Madonna ci dia proprio questa forza, questa aumenti, Signore, aumenta la nostra fede, aumenti per Maria. Ecco, poi ultima considerazione, e non posso evitarla, è oggi anche il 2 ottobre, che è la festa degli angeli custodi. Allora gli angeli custodi hanno un enorme ruolo per quanto riguarda la fede. Intanto perché, diciamo, sono in qualche maniera mediatori della conoscenza di fede, come sono mediatori di tutte le nostre conoscenze, cioè la sapienza divina giunge a noi mediata come riflessa attraverso l'intelletto angelico, e quindi è importante. Poi l'angelo custode, appunto, si deve illumina, quindi dammi quelle scintille di quella luce eterna che dobbiamo credere e amare, custodisci, e da tutte le insidie del demonio e gli errori, illumina, custodisci, reggi, quando sto per cadere tieni in piedi e governa me, cioè sì, fai in modo che io sono figli di Dio, quelli che si lasciano guidare dallo Spirito, e quindi governa me, aiutami a lasciarmi che io non scappi dalla guida dello Spirito Santo. Che la Madonna ci aiuti. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.